Siamo con Gian Pietro Calasso, regista e sceneggiatore, nonché docente universitario di varie discipline dello spettacolo. Salve. Salve. Piacere di incontrarlo innanzitutto e soprattutto qui in Italia dopo la lunga esperienza avuta nelle università americane. Davvero, sì, ora sono tornato. È stato una specie di caso, ammesso che esista, cioè. È morta mia madre, questa è la vera ragione per cui sono tornato e mentre mi trovavo qui a Roma mi è venuta una telefonata dall'università, dalla Sapienza e mi hanno detto: ma come sei qui e non ti fai vivo? E io gli ho detto: non sapevo nemmeno che vi ricordaste ancora di me. E loro hanno detto: no, no, hai fatto abbastanza danni per essere ricordato. E poi mi hanno detto: perché non vieni a insegnare da noi? E una voce dentro di me ha detto sì. E allora ho firmato questo contratto di 4 anni. In America il sistema funziona molto bene ancora. Qualche crepa c'è, ma ancora funziona bene. Gli individui si sono sempre più, come posso dire, robotizzati. Per cui se uno esce, mette un dito fuori dal sistema, allora glielo tagliano. Dopo la morte della mia prima moglie, che per me è stato un trauma estremamente tragico, mi ha portato via una decina di anni di vita, quando in qualche modo sono ritornato alla vita, a forza di psicofarmaci peraltro, lì per lì non potevo, ho avuto come una sindrome di cambiamento, per cui ho cambiato tutto, ho cambiato casa, ho cambiato macchina, ho cambiato gusto di arredamento. Ecco, non escludo, a un certo punto ho cambiato anche paese. Capito? Non lo so, sono cose difficili da. È successo, basta. Quando ero negli Stati Uniti mi domandavano se avevo nostalgia dell'Italia. Io dicevo no, non ce l'ho affatto perché io me la sono portata dentro. Io ce l'ho tutta qui l'Italia. E posso dire esattamente lo stesso negli Stati Uniti. Mia moglie Daria, lei continua a vivere a Los Angeles, sta qui ma vive lì, io no. Quindi sono qui a Roma con tutta l'America dentro, vado e vengo di là, dentro di me, insomma, non so come dire. Adesso c'è anche una nuova uscita letteraria, il nuovo libro Lo spettacolo come il sogno, il gioco della società. Lo spettacolo come il sogno e il gioco della società è un titolo che suona poetico, mi fa piacere, ma io di fatto lo intendo in senso letterale, scientifico. Cioè la mia ipotesi è che nel contesto, nella struttura sociale, lo spettacolo abbia esattamente la stessa funzione che ha il sogno e il gioco infantile nell'individuo. Ora, sono stati fatti da parte degli psichiatri, da parte dei sociologi, parecchi esperimenti basati sulla deprivazione o manipolazione sia del sogno che del gioco. Hanno dato risultati patologici sempre più gravi, sintomi sempre, una specie di escalation, di ansia, di angoscia, disperazione, aggressività immotivata, autodistruzione. Ora, non so voi, ma se io mi guardo in giro in questa nostra società, vedo esattamente gli stessi sintomi e li vedo aumentare. È il progresso? Ecco, allora con questo libro, che io rivolgo a tutti, ma in particolare a noi che lavoriamo nello spettacolo, noi che cosa siamo? Siamo dei sintomi di questo fenomeno, o siamo delle, noi stessi le cause di questo fenomeno, più probabilmente sia sintomi che cause. E comunque sia, intendiamo fare qualcosa, o continuare a essere come dei burattini di un copione che io definirei oggi, dopo la società industriale, la società del consumo, la società della comunicazione,
la definirei la società dell'assurdo, nel senso che è una società che pone delle premesse, dei modelli e poi fa di tutto per contraddirli. Ho l'impressione che viviamo in un tipo di civiltà che è malata. Ricordiamo anche la collaborazione con tanti mostri, tra virgolette, del cinema e dello spettacolo internazionale. Ho avuto un'estrema fortuna in vita mia di incontrare grandi maestri, i più diversi l'uno dall'altro. Alcuni erano anche personalmente, devo dire, piuttosto antipatici, tipo Lee Strasberg o Bertolt Brecht, ma era comunque un piacere stare vicino a loro perché erano dei veri maestri. E altri come Billy Wilder erano semplicemente adorabili. Ne ho avuti tanti, sì. E sono molto grato. Ciò mi sembra nel mio libro esprimo la mia gratitudine a due tipi di persone, un po' a tutti. Che mi hanno prestato con la loro vita, le loro esperienze, il materiale drammatico che ho usato, ma diciamo a due categorie in particolare, i miei maestri e i miei studenti, sono quelli da cui ho imparato di più. Abbiamo parlato di tanti maestri, quello che è rimasto più nel cuore? L'ultimo, Billy Wilder, il più anziano, 95 anni, e il più giovane. Perché? E ora cerco di spiegartelo, è una cosa, lo porto ai miei ragazzi, ai miei studenti, questo esempio, perché essere giovani non basta avere vissuto pochi anni, c'è qualcos'altro. Mi ricordo che mi era venuta in mente l'idea di provare a sedurre Billy a tornare sul set insieme, a fare qualcosa insieme. E allora le ho detto, ma Billy, dico, alla tua età, 95 anni, ti interesserebbe ancora di andare out there, fuori, vedere nuova gente, forse tornare addirittura sul set? E lui mi ha guardato con un'aria molto seria, con la serietà proprio dei bambini, e ha risposto, sì, ma solo se posso imparare qualcosa. Il maestro Billy Wilder. Allora ho detto, ragazzi, questo vuol dire essere maestri e questo vuol dire essere giovani. Mi ricordo dunque il mio primo incontro con Brecht, io avevo credo 16 anni, non so. Ho passato il confine contro, con grande paura di tutti i miei amici nella Germania dell'Ovest, sono andato all'Est e mi sono presentato al teatro Am Schiffbauerdamm, che era il regno di Brecht. Insomma. E sono andato sparato all'ingresso degli artisti, dove sono stato fermato, dice scusi lei, dico io sono qui per parlare con Bertolt Brecht. Ah, dice, all'appuntamento? No, dico, allora, mi hanno guardato con aria molto incerta, dice non ha l'appuntamento, no, dico, dice scusi un attimo, e allora hanno telefonato, è venuto fuori un giovane, che si chiamava Herr Bunga, me lo ricordo ancora, che era il segretario di Brecht. E mi ha detto, è vero che tu vorresti vedere Brecht? Dico sì, ma dice, perché? Ma dico, devo fargli delle domande. Dico, ma dice, non le puoi fare a me? No, dico, devo parlare proprio con lui. Ma ero talmente spudorato, diciamo, nella mia innocenza di ragazzo, no? Che, in quel momento, mentre il segretario non sapeva bene cosa dire, si apre la porta e esce Brecht seguito da uno stuolo di attori. Cioè io avevo la macchina fotografica, l'ho presa, ho cominciato a scattare, Brecht arrabbiatissimo, dice fermate subito quel giornalista. E io arrabbiatissimo ho detto io non sono un giornalista.
ma guardate, si può sapere chi diavolo sei? Dico, sono un ragazzo, dico, che vorrebbe farle delle domande. Ah sì, dice, su che? Ho detto, sulla recitazione epica, critica, non mi tornano i conti, non ci credo. Allora per la prima volta lui ha avuto un piccolo sorriso, aveva quest'aria così molto da seminarista, non so come dire, con quel taglio di capelli così, tutti sulla fronte, e naturalmente la giacca, la Mao Zedong, eccetera. Allora lui ha detto al suo segretario, boom, dai al ragazzo biglietti per tutti gli spettacoli, dategli un lasciapassare per entrare in teatro, dovunque vuole, quando vuole. Poi ha guardato me, dice, sei benvenuto in teatro, se fra un mese hai ancora da farmi delle domande, sono a tua disposizione. Non ne ho avuto bisogno. È stata una bella, bella esperienza di grande teatro, che peraltro in parte ha confermato completamente i miei dubbi, cioè Brecht doveva essere l'anti-Stanislavski per eccellenza, dirigeva i suoi attori esattamente come Stanislavski. Lo spettacolo di oggi non è più, non è, ha qualcosa di, che ha alterato profondamente, io temo, la sua natura spontanea. Non è più coerente a un concetto che uso in questo libro ampiamente, non è più coerente al suo daimon. È un concetto molto vasto e molto difficile ora da dire in due parole. È stato però ripreso recentemente da un moderno, brillante psichiatra americano, Hillman, che dà a questo concetto una particolare importanza. Mi è capitato, parlando del concetto di daimon con i miei studenti, di domandare ai loro ragazzi, ma voi siete felici? E loro sono, credo che nessun professore gli abbia mai fatto una domanda di questo genere, erano piuttosto incerti, alcuni così tremolando, hanno detto, ma credo di sì, no, non credo, non lo sei, ho detto, perché ci sono cose tipo essere felice, essere innamorati, che uno lo sa e risponde immediatamente, a colpo sì, e se è incerto vuol dire che non lo è. Ma come si diceva in greco la felicità? Si diceva eudaimonia. Eudaimonia è formata di due parole, eu che indica bene, indica qualcosa di positivo, e daimonia che è eudaimonia, un buon rapporto con il proprio daimon. I latini parlavano di genius, i greci di daimon, i cristiani di angelo custode, gli egizi di ka. Le molte parole, i molti nomi non ci dicono che cosa sia questo qualcosa, però ci confermano che esiste e alludono alla sua qualità arcana. Ecco, in questo libro ho in qualche modo sono andato a cercare al di là in quello che possiamo definire l'inconscio della specie, che invece va indietro milioni di anni e credo che siano tuttora attivi, anche se ce ne rendiamo conto molto poco. Siamo nello studio di Gianpietro Calasso e ne approfittiamo per scorrere alcuni fotogrammi, belle fotografie del passato. Qui è la mia tana dove vivo in buona compagnia. Ci sono solo alcuni di quei amici o maestri di cui mi chiedevi. Vedi Marcel Marceau, per esempio. Questo è Okada Eiji, la più grande stella del cinema giapponese dopo Mifune. Quello è il grande attore, il grande maestro Kanze Hideo, discendente in linea diretta dopo 600 anni di Zeami Motokiyo Kanze, l'inventore, il creatore del teatro No. Quella foto che vedi lassù in cima, vorrei domandarti se lo riconosci. Comunque te lo dico io, quello è Giorgio Albertazzi, truccato da Piero Gherardi, una prova di trucco di Piero, proprio per interpretare la parte di Zeami.
questo leggendario per la sua grandezza, storicamente è esistito, leggendario creatore del teatro No. È stato il mio addio al teatro quello, un grande spettacolo al Comunale di Firenze, al Maggio Musicale, è uno spettacolo, un testo giapponese in 5 atti, con un grande cast, c'era Giorgio, c'era Mariangela Melato, c'era Gabriele Lavia, c'era Claudio Gora. Lui è il grande attore, il figlio dello scrittore Actagawa, quello che ha scritto Rashomon. Vedi che stiamo fumando insieme. Lui era tisico e fumava, se ne fregava completamente. Lui pensava al teatro e poi se ne fregava della sua salute, come tutti gli artisti. Quella è la mia prima moglie, Tsugako, la mia prima moglie giapponese. Questa foto l'avevo intitolata La migliore metà di me. Ci sono, un attore che ho il piacere di ricordare perché l'ho lanciato io e purtroppo ci ha lasciato, e si chiamava Vittorio Mezzogiorno, immagino che voi lo ricorderete. Mi ricordo ancora quando venne per farmi l'audizione, eccetera, io continuavo a chiamarlo Mezzanotte, lui diceva, io dice veramente, anche lui, con lui. In genere ho avuto sempre un rapporto molto, molto profondo, molto buono con i miei attori, sai. È proprio una specie di rapporto d'amore, no? Che poi passa, con alcuni poi resta, ma però in quel momento ha la stessa intensità, ha la stessa, non so come definirlo, e quindi è più che un amico, è più di un collaboratore, è qualcosa, fa parte, no, dei sogni e dei giochi, capisci? Questa te la presento come un esempio della mia attività di fotografo. È una specie di miracolo tecnico perché è una 35 mm tagliata e ingrandita, come vedi. È una delle foto che mi ha dato più soddisfazione. L'hanno fatta in un laboratorio di Beverly Boulevard. E mi ricordo, mi hanno detto, stiamo facendo insieme con la sua una foto di Steven Spielberg, e la sua è competitiva, che mi fa, è stato un grande complimento perché Steven Spielberg sa qualcosa di fotografia. E comunque come fotografo ho anche l'onore di essere presente al Paul Getty Museum, che ha comprato 200 delle mie foto. Credo di essere l'unico fotografo ancora vivente, perché hanno tutti grandi fotografi del passato lì al museo, ma di viventi non... è una cosa che mi piace particolarmente, la fotografia, anche proprio così, still photography, così come il libro che ho fatto su Narciso. Quello era un nuovo modo di fare il cinema, togliendogli il movimento. È un esercizio che faccio fare ai miei studenti, lo chiamiamo film in stills, cioè raccontare una storia drammaticamente rilevante, cioè non un assemblaggio di foto, ma come un film, una storia con un'impersonazione, con più di un'impersonazione, senza avere il vantaggio del movimento. Cioè, ed è un modo, se vogliamo, estremamente nuovo di fare cinema, estremamente antico, lo stesso che dopo tutto ha fatto Giotto quando ha raccontato la vita di San Francisco nella celebre chiesa di Assisi, no? Ho conosciuto Carmelo perché
ero assistente di Franco Zeffirelli e dovevamo, Franco metteva in scena il suo famoso Giulietta e Romeo e voleva il Mercuzio. Le ho detto: Franco, c'è un Mercuzio in Italia, è Carmelo. E allora mi ricordo abbiamo passato notti intere con Carmelo scolando una bottiglia di whisky dopo l'altra senza averne il minimo, insomma eravamo abbastanza giovani per poterlo fare. E mi ricordo che credo che Carmelo fosse l'unico vero esponente italiano dell'avanguardia, gli altri facevano finta, rimasticavano cose che i russi avevano scoperto 50 anni prima. Carmelo aveva il demone dell'avanguardia. Franco non l'ha preso e credo che avesse ragione, mi ha detto: Giampietro, hai ragione, Carmelo sarebbe Mercuzio, ma non è un attore, è un autore. Questo sarà il mio Giulietta e Romeo, non il suo. E invece, a proposito di maestri, uno che non ti ho menzionato prima e che è fra i più cari è Akira Kurosawa, il grande regista giapponese. Mi ricordo la prima volta che l'ho incontrato, mi ricordo, io ero giovanissimo, la prima cosa che mi ricordo è questa: gli dissi: maestro, lo sa che io ho dovuto aspettare 3 anni